Essere accoglienti nelle Marche non sarà più un problema. Grazie ai nostri tutorial. Oggi parliamo di come accogliere un napoletano nelle Marche. Papparà, 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 papparà. Quando un napoletano va in vacanza nelle Marche, vuol dire che ha scambiato la 14 per la 1. Mamma, ragazzi, sto! Non c'è un motore di ricerca, un canale TV locale, una sola canzone neomelodica che citi le Marche. Né come territorio facente parte della Repubblica Italiana, né tantomeno come meta di vacanze, di per sé. Per un napoletano, o un campano meglio in generale, la vacanza e la festa è a casa loro, in campagna per lo appunto. Perché questa ignoranza delle Marche, però? Perché le Marche per un napoletano sono un po' come l'Afghanistan, una babele di dialetti, sorvegliate dai talebani della scarpa. È questa la forza delle Marche, la loro capacità di mimetizzarsi, il non sapere se esistono davvero, dove cominciano e se mai finiscano. Però, se il napoletano arriva nelle Marche in vacanza o per lavoro consapevolmente, allora dobbiamo conoscere i punti fondamentali per accogliere un napoletano nelle Marche. Ad un certo punto della sua vacanza, però, al napoletano gli viene un'irresistibile voglia di calcio e di stadio. Quindi, caro marchigiano, devi essere sempre dotato di un pallone da calcio da lanciare al tuo ospite napoletano per farlo sentire a casa. Il napoletano a casa sua è napoletano. Se gli chiedi un'indicazione, lui ti ci accompagna. Se gli chiedi un buon ristorante, lui lo chiama e prenota per due. Se gli chiedi dove dormire, lui dorme con te. Ecco perché il napoletano, quando va in vacanza, cerca di essere con lui appiccicoso, zelante, insomma, fallo sentire proprio a casa. Però purtroppo nelle Marche non è così. Se un cameriere si trova davanti ad un napoletano, una cosa deve assolutamente evitare: dirgli il proprio nome. Signorina, ma voi come vi chiamate? Cecilia. 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 San Gennaio, abbiamo Cecilia. Cecilia, 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 Cecilia. Uè, uè. Cecilia. Se inavvertitamente gli sfugge, i napoletani lo inglobano nella loro sfera magica, che prevede la pronuncia del suo nome a voce alta dalle 2 alle 5 volte al minuto, per una media di 120-300 volte l'ora. Semplicemente, unicamente, attenetevi a questo semplice consiglio. Se il napoletano con gentilezza, garbo, discrezione vi chiede come vi chiamate, voi con gentilezza dovete sempre avere a portata di mano tappi per le orecchie.